Pierpaolo Cavagna è nato nella Pianura Padana, è nato a Casolate Primo, ma praticamente subito è stato trasferito, perché povero bambino, non poteva ancora scegliere, a Ghilarza. Letteralmente è cresciuto a casa Gramsci. I miei genitori, dice, sono stati per decenni nel direttivo e ho passato la mia infanzia e adolescenza ad aprire casa Gramsci e ad accompagnare i turisti. Nel 2002 mi sono laureato con il massimo dei voti in scienze dell'educazione con una tesi intitolata Antonio Gramsci, un mio contributo allo sviluppo della fantasia dei più piccoli. Attualità della scrittura gramsciana per l'infanzia. Totalmente incentrata sulla scrittura per l'infanzia proprio di Antonio Gramsci. Successivamente ha conseguito la laurea in psicologia e dalla prima laurea ha approfondito proprio lo studio delle fiabe e del loro utilizzo in ambito educativo e clinico, utilizzandone attualmente il ruolo con finalità terapeutiche. Ecco quindi che vi lascio l'intervento di Pierpaolo Cavagna, Gramsci, traduttore per l'infanzia, un contributo allo sviluppo della fantasia dei più piccoli. Buonasera e grazie dell'attenzione. Allora, vediamo se in 20 minuti riesco a non farvi addormentare prima di tutto e a trattare un argomento che è parecchio complesso. Gramsci, traduttore per l'infanzia. Partirei da un'introduzione generale. Cosa ha scritto Gramsci per l'infanzia? Generalmente, ovviamente, Gramsci lo conosciamo come politico di una caratura di una levatura enorme, però ha scritto anche per l'infanzia. Nel mio intervento mi concentrerò sulla traduzione dei fratelli, delle fiabe dei fratelli Grimm. Gramsci sostanzialmente ha scritto seguendo tre filoni: gli apologhi e i racconti vittorinesi, prevalentemente di stampo politico, i racconti di Ghilarza del carcere, di cui dopo vedrete una rappresentazione teatrale, se non ho letto male, sul topo della montagna, interessantissimo, e le traduzioni per l'appunto delle fiabe dei fratelli Grimm, pressoché sconosciute fino a pochi anni fa, o quantomeno relegati in un ambito secondario rispetto a molti altri scritti gramsciani. Dove nascono le traduzioni? Prima di tutto è bene inquadrare in che momento, in che luogo, anche fisico, Gramsci traduce. Le traduce da Turi, dal carcere. Lo fa circa dopo 5-6 anni di carcere durissimo, quindi le condizioni psicologiche sicuramente non sono ottimali. La lettera, sì, la lettera sopra è un testo ottico, se riuscite a leggerlo, è indirizzata alla madre, a cui sostanzialmente dice che purtroppo doveva darle un dispiacere. Ci sono casi in cui alle madri bisogna dare un dispiacere, il dispiacere è che lui è in carcere, e è sicuro, e rassicura anche la madre sul fatto che sarà forte, quindi riuscirà a sopportare e supportare questo dolore. Sappiamo dai quaderni, da chi ha visto Gramsci scrivere, che era uno scrittore agitato, camminava avanti e indietro per la cella, si bloccava di colpo e scriveva. Chi ha analizzato questa tipologia di scrittura l'ha accusato alcune volte di frammentarietà formale o di non sistematicità sostanziale. Questo per quanto riguarda i quaderni, quindi si rileva comunque il fatto che ci sono dei salti. Per quanto riguarda le traduzioni delle fiabe dei fratelli Grimm, assolutamente no, c'è una coerenza di fondo notevole. A chi sono indirizzate queste traduzioni? A due famiglie. La prima famiglia è Giulia e i due figli, Giuliano e Delio. La seconda famiglia è la famiglia di Ghilarza, i nipoti. C'è una lettera bellissima scritta a Teresina, la sorella, in risposta a Teresina, in cui Teresina presenta Didi. Non so se avete avuto modo di incontrarle, di soffermarvi su questa lettera, è di un'ironia devastante, perché Didi, Luisa, o signorina Didi, come la conosciamo a Ghilarza, io ho avuto l'onore e il piacere di parlarci per anni, viene appellata da Gramsci come una zana. Se mi rivolgo ai sardofoni in aula, a una giana, a una fata, a un folletto. Tant'è vero che Gramsci chiede alla sorella: ma
che nome cristiano corrisponde a questa Bibbia? Cioè, cos'è? E di un'ironia veramente pungente. Vi ho riportato qui in basso a sinistra invece un brano, secondo me, estremamente struggente. Questo è Delio, che scrive all'età di 80 anni al padre. E gli dice fondamentalmente che non ha mai potuto accarezzarlo, se non dalle pagine degli scritti. Le traduzioni delle fiabe dei fratelli Grimm sono proprio questo, il tentativo di Gramsci di portare avanti un discorso pedagogico nei confronti dei figli. Un discorso che, gioco forza, non è fatto di contatto fisico, non è fatto di colloqui, ma si deve appellare all'unico mezzo a disposizione, cioè un foglio di carta. Nel 1932 scrive la sorella, questa è Teresina, qui è già ottantenne, qui è già molto più anziana, all'epoca era molto più giovane, e dice che gli è venuto in mente di tradurre delle novelle popolari dal tedesco, perché pensa che Aguilarza non sia ancora arrivata, non sia ancora penetrata abbastanza la vita moderna. Quindi non ci sia arrivato ancora la radio, l'aeroplano, il cine parlato, Carnera. Quindi dice, io ve le traduco, però quando le leggete ai bambini, ai bimbi, metteteci un po' di ironia e un po' di compatimento, perché effettivamente sono un po', come dire, datate. Quindi ci vuole una partecipazione del lettore. Questa lettera è indirizzata a Teresina. Meglio di Teresina nessuno probabilmente avrebbe potuto capire lo stato d'animo anche dell'attore o del narratore nei confronti dei bambini, perché Gramsci con Teresina ascoltava i racconti sia da Peppina sia da tutte le persone che poi entravano a casa Gramsci quando loro erano bambini. E quindi quello che chiede a Teresina è di immedesimarsi. E questi sono i destinatari, i piccoli di casa Gramsci, i figli, Giuliano e Delio, e poi i quattro nipoti, Mea, Franco, Mimma e la strana Didi, la stranissima Didi. Scrive Gramsci a Tatiana: immagino che per Delio e Giuliano io debba essere una specie di olandese volante. Per ragioni imperscrutabili non posso occuparmi di loro. Le ragioni imperscrutabili non è che fossero poi tanto imperscrutabili. E partecipare alla loro vita. Come potrebbe scrivere l'olandese volante? E poi mi ripugno al mestiere di fantasma. Da qui cosa iniziamo a capire? Che la traduzione delle fiabe dei fratelli Grimm non è un esercizio di stile, non lo fa, non traduce le fiabe per testare la mano, per tenere attiva la componente linguistica. Lo fa con una finalità che, vedremo tra breve, è estremamente pedagogica. Da psicologo vi dico che assolve a due compiti. Uno è tenere vivo il legame con i bambini, sia i suoi che i nipoti. L'altro è una finalità di quasi catarsi, di liberazione. Ci sono molti racconti dove l'assonanza tra se stesso e il protagonista delle fiabe è palese. Dopo vedremo un brevissimo esempio. Il professor Dorsi voleva che leggessi tutte e 24, però mi sa che forse non è il caso. Giusto per dirvi in che clima Gramsci traduce, questa è una lettera del 30, quindi 2 anni prima dell'inizio delle traduzioni, dove si rivolge direttamente a Giulia. È una lettera, questa, che questa si riesce a leggere, se si prende da un punto di vista letterale è spietata. È veramente un'analisi del rapporto, come dicevano poi giustamente prima i due bravissimi lettori e attori, dal rapporto tra lui, dal rapporto d'amore tra lui e Giulia. Un rapporto che è una corrispondenza. Manca, dice Antonio, un dialogo reale e un monologo. Questo lo scrive la moglie. E a ciò si aggiunge l'elemento tempo che fa dimenticare ciò che si è scritto. E l'impressione del puro monologo si rafforza. Non ti pare? Ricordo una novellina popolare scandinava, non so se voi questa la ricordate o se la ricordate dalle lettere di Gramsci.
così vi spiego anche il perché del gigante di fianco. Erano i tre giganti che parlavano, stanno mangiando, un gigante interrompe il pasto e parla, l'altro gigante dopo 300 anni gli risponde, dopo altri 300 anni il terzo gigante si gira e gli dice: però se la smettiamo, perché io vorrei mangiare. Questo è un carattere costante delle traduzioni e dell'ironia che Gramsci mette in tutte le traduzioni e nei racconti. In un clima in cui probabilmente il 90% delle persone si sarebbe lasciato andare a una depressione folle, lui mantiene sempre una coerenza mentale, una presenza di spirito psichica pazzesca. Da clinico vi dico che è veramente... c'è da rabbrividire a leggere cose del genere, la prontezza con cui mette sempre dentro dell'ironia. Da dove vengono queste fiabe? Le fiabe le hanno prodotte questi due signori qua, i fratelli Grimm, che sono i padri fondatori della germanistica, della linguistica tedesca. Cosa hanno fatto allora? Non si sono inventati niente, però hanno fatto una cosa rivoluzionaria per il tempo: hanno riunito, raccolto 201 fiabe popolari, dei racconti popolari, quindi l'hanno messa per iscritto. Di queste 201 fiabe, a Gramsci ne vengono fornite 50. Questa è l'edizione, proprio la sua edizione, tra l'altro curiosamente anche in vendita su eBay. Io l'ho trovato lì, mi sono stupito. Di queste 50 fiabe, dicevo, ai destinatari non arriverà mai nessuna. Un po' perché per un veto esplicito pare della direzione carceraria, e su questo Gramsci dice più volte nelle lettere che il carcere deve avere una motivazione repressiva, vessatoria. Quindi non gli è consentito né ricevere semi dei fiori da parte dei nipotini, quindi non può piantare fiori nella cella, men che meno può far uscire fuori qualcosa che non siano le lettere familiari. Sul motivo invece che, sull'altro motivo, che non abbia fatto in tempo a ricopiarle, perché poi vedremo che una almeno la ricopia, su questo non abbiamo certezza. Le fiabe sono queste. Queste sono quelle che lui ha tradotto e sono 24. Se gli date un'occhiata rapida, velocissima, se avete una buona vista. Ok, queste sono un po' più grandi. Vedrete che tutto sommato parecchie le conoscete anche voi. Non sono ignote al grande pubblico. Rosa Spina è un titolo un po' strano, ma poi è La bella addormentata nel bosco. Nevina, che sarebbe Biancaneve, i quattro musicanti di Brema, eccetera eccetera. Cappuccetto Rosso sono celebre, insomma. Questa è una lettera che scrive sempre Antonio nel 29 a Giulia. L'ho inserita perché da un punto di vista clinico è di un interesse enorme. Scrive che lui ignora quasi del tutto lo sviluppo dei bambini proprio dopo i 2 anni, cioè in quel momento in cui si formano i nessi logici connessi al linguaggio. Perché è interessantissima questa cosa? Perché ci dice due cose fondamentali. La prima cosa è che Gramsci aveva una capacità analitica della psicologia dello sviluppo che chi, come me, fa il pedagogista e lo psicologo, ha iniziato ad acquisire dopo il 58. Queste frasi, che ora abbiamo per scontato, fino al 58, fino a Bowlby, alla teoria dell'attaccamento, per entrare un po' nel tecnico, erano ignote. Siamo in un periodo, nel 29, dove si pensava che i bambini fossero dei mini adulti, quindi non avessero uno sviluppo come quello che conosciamo oggi, quindi che andava per tappe e che passava in maniera preponderante per lo sviluppo cognitivo linguistico. Gramsci lo intuisce con una lucidità disarmante e con una chiarezza espositiva esemplare. Però c'è anche una critica qui, una delle tante critiche che farà Giulia.
e si intuisce che la critica è sulla modalità che Giulia utilizza per educare i figli. Ora, una piccola digressione. Come educava Giulia, Delia e Giuliana? Con un metodo che definiremmo russoiano attualmente. Cioè, il bambino aveva voglia di leggere, poteva leggere, non aveva voglia di leggere, non avrebbe letto, voleva fare i compiti, benissimo, non voleva farli, rispettiamo il bambino. Il problema è che ad Antonio questa modalità fa venire l'orticaria, letteralmente. Stiamo parlando di un bambino, e da adesso in avanti lo chiamerò Nino, perché Nino era per i parenti e per la famiglia, a 5 anni, dice, o per meglio dire scrive, sapevo con precisione trovare con la stecca, quindi su una carta appesa al muro della classe, precisamente dove era il mio paese. Avevo l'impressione di cosa fosse un'isola, e badate bene che non era una cosa così scontata ai tempi, visto che le possibilità di usare gli SMS e Google Maps erano molto ridotte. E sapevo benissimo dove erano le città d'Italia. È una riprova in più del fatto che la sua modalità, il suo pensiero educativo era molto diverso rispetto a quello di Giulia. Tant'è vero che queste traduzioni dei fratelli Grimm, rispetto alle fiabe che conosciamo noi, sono decisamente più truculente. C'è da dire una cosa, le fiabe probabilmente che conoscete, che abbiamo conosciuto noi, che avete conosciuto voi, anche io, sono quelle della Disney fondamentalmente. Biancaneve ha tutti i passerotti, i cerbiatti, tutte queste cose belline con gli occhioni. No, le fiabe di Grimm non erano così. Io ve ne ho, sempre con un test ottico, ve ne ho citate quattro. Hansel e Gretel, la madre che fa? Manda i due bambini nel bosco perché così c'ha meno bocche da sfamare. Ecco, adesso gli darebbero 30.000 di carcere. E anche a voi se leggeste una fiaba del genere ai vostri figli. La bella Raperonzolo, presente quella con la treccia nella torre, poi arriva il cacciatore, lei gli butta la treccia, ma nella fiaba dei fratelli Grimm, prima che qualcuno l'ha letta di su, prima che il cacciatore tiri giù, scusate, il sì, forse anche qua era un cacciatore. Comunque il principe, sì, il principe, ha ragione lei, la portasse giù dalla torre, i due si divertirono un bel po'. Talmente tanto che i Grimm ci dicono che Raperonzolo un giorno si guarda le vesti e dice: oh, sono diventate più corte. No, era l'incinta. Biancaneve, che si sarebbe volentieri mangiata i polmoni e il fegato, con gusto e con sale e pepe. Ok? Cenerentola, altra fiaba celeberrima. La matrigna, anzi qui erano le sorellastre, per infilarsi quella famosissima scarpetta che nella fiaba era d'oro e non di cristallo, cosa gli dice la matrigna? Visto che non c'entrate, lì c'è il coltello, se abbiamo buttato un'alluce in qualche modo ci entra. E questa è Biancaneve. Biancaneve noi la conosciamo bellina, quei nanetti, una cosa da bambini massificati. Quella che traduce Gramsci è una Biancaneve che fa morire la strega con delle scarpe di ferro incandescente. La fa ballare fino a che non muore. Ok? Questa è la pedagogia di Gramsci. Non è una pedagogia fatta per Rousseau. Il bambino qui viene messo di fronte alla realtà anche negativa della vita. Badate bene che Bettelheim e Propp, che sulle fiabe ci hanno speso centinaia di pagine, dicono che una fiaba va letta così, non edulcorata. Il bambino è un bambino, ma non è scemo. Ha bisogno di vedere fino in fondo anche il lato negativo delle cose, perché poi c'è una catarsi. È vero, la strega muore in una maniera truculenta, però muore. Viene ripristinato il corso della narrazione. Così è una logica. Nell'altro modo, se noi togliamo il lato, il Thanatos, il lato della morte, il lato dell'eros, della vita, non c'è più, non c'è il paragone. Gramsci lo sa, perché sta vivendo sulla sua pelle in questo momento il lato della morte, il lato del vivere lontano dagli affetti. Visto che il professor Dorsi non me le fa leggere tutte 24,
Ve ne cito, velocissimo, ve ne cito giusto un paio. Una è la storia di Giovannin senza paura, che partì da casa per imparare cos'è la pelle d'oca. Questa fiaba, nel libro di Gramsci, è storia di uno che partì per imparare cos'è la paura. Qui per uno psicologo la proiezione è netta. Giovannin. In 3 secondi la storia cos'è? Questa persona, questo bambino, parte da casa perché vuole imparare la paura. Lui non prova paura. Ci sono un sacco di avvenimenti, mostre contro mostre, lui non prova mai paura. Fino a che la prima, diventata adulto, la prima notte di nozze, la moglie, gli rovescia sui piedi un secchio di acqua gelata con dei pesci. Lì lui rabbrividisce e impara cos'è la paura. Non è più un Giovannin, diventa altro. Questa fiaba è tradotta esattamente in quel momento storico in cui la divisione educativa con Giulia si fa più netta, in cui Nino qui lo sta provando quella paura, ha capito bene che cos'è la paura. Un'altra fiaba esemplare, se per i sardi questa non è molto comprensibile, adesso gli diamo una mano. Le tre filatrici sono le tre parche greche, è da Omero che conosciamo queste fiabe. In Sardegna la conosciamo bene. Questo è il carnevale di Ottana. Noi le abbiamo ancora queste maschere, Safira Unzana. Una fila, l'altra tesse, l'altra taglia il filo della vita. Questa in basso è la forma edulcorata della Disney. Gramsci ha visto avanti, molto avanti anche qui. Questa invece è Rumpelstiltskin. Abbiate pazienza della mia pronuncia, perché ve l'ho messa. È l'unica fiaba, tra tutte le traduzioni dei Grimm, trascritta in bella copia. Questa forse è l'unica che Gramsci aveva veramente intenzione di far uscire dal carcere. Probabilmente poi l'hanno bloccato. Perché la selezione? Perché qui il bene vince sul male, subito. È una fiaba molto lineare, è la fiaba di apertura per tutte le altre. Questa ve l'ho messa per farvi capire che anche quando Gramsci traduce una fiaba con dei contenuti canonici come la figlia di Maria, Muschetta ci dice una fiaba per un pubblico familiare su cui pesava, ma non su tutti, il bigottismo cattolico. Perché Gramsci ce la propone? Perché comunque, anche in questo caso, il personaggio principale è un personaggio di rottura dei canoni classici. Tutta la fiaba è incentrata sul peccato. È vero, alla fine poi c'è la redenzione, però non è mai affine a quel bigottismo. È sempre, anche in questo caso, un qualcosa di nuovo. E fa il parallelo con la lettera che in quei giorni scrive a Teresina, dove dice devi diventare vivace. Devi essere una guida per i bambini, anche fuori dalla scuola. Non lasciarli abbandonati a se stessi, come troppo avviene nelle famiglie per bene. E su questa chiudo, se no il professor Dossi giustamente mi picchia. Questa è una lettera del 31, l'Incipit, alla madre. Dice, carissima mamma, come mi piaceva la ragazza alla valle del Tirso sotto San Serafino. Ho messo questa slide un po' perché così ringrazio Luca Paolesu che ha fatto i disegni da cui ho attinto. E un po' perché questo è l'ambiente dove il cervello di Gramsci andava quando traduceva e questo è il punto dove poi ambienterà anche i racconti di Larzesi che vedrete tra breve. Grazie mille. Carissima Giulia, vorrei raccontare a Delio una novella del mio paese che mi pare interessante. Te la riassumo e tu gliela svolgerai a lui e a Giuliano. In una casetta di povera gente dorme tranquillo un bimbo nel suo lettino. Accanto al lettino, sopra un tavolino, sta in attesa una brocca colma di latte. Attende che quel bambino si svegli. Ma ecco sbucare da un buco nel muro lì vicino un topo affamato che, sentito l'odore del latte, si avvicina lesto alla brocca e vorace la svuota.
Il bimbo, al risveglio, non trovando il suo latte, strilla e insieme a lui strilla la mamma e la stanza è tutta uno strillo e il povero topo, stordito e disperato, batte la testa contro il muro. Ma dopo qualche testata, sentendo che il bambino non finisce di urlare, il topo pensa che non serve a nulla continuare a battere la testa contro il muro. Il bambino continua a strillare e il latte nella brocca ancora non c'è. Il topo allora pensa di andare dalla capra per avere del latte. Lei sicuramente glielo darà. Il topo dunque va dalla capra. Capra, potresti darmi del latte? Lo devo mettere nella brocca vuota del bambino che piange e non si dà pace. Io il latte te lo darei, risponde la capra, ma per fare il latte ho bisogno di erba da mangiare. Tu puoi darmi dell'erba? Allora il topo corre dalla campagna. Campagna, potresti darmi l'erba? La devo dare alla capra perché mi possa dare il latte da mettere nella brocca vuota del bambino che piange e non si dà pace. Ma io l'erba te la darei, ma qui la terra è arida e l'erba non cresce. Ci vorrebbe dell'acqua. Tu puoi darmi l'acqua? Allora il topo corre dalla fontana. Fontana, potresti darmi dell'acqua? Devo portarla alla campagna perché mi dia l'erba da portare alla capra che mi dà il latte da mettere nella brocca vuota del bambino che piange e non si dà pace. Io l'acqua te la darei, ma vedi, la guerra mi ha distrutta e l'acqua non ce l'ho che si disperde. Ci vorrebbe un bravo muratore che mi possa aggiustare. Tu conosci un bravo muratore? Allora, il topo corre dal muratore. Muratore, hai della pietra per aggiustare la fontana che è stata distrutta dalla guerra? Se tu l'aggiusti, mi porterà l'acqua che poi io potrò portare alla campagna che mi darà l'erba, che darò alla capra che mi darà il latte da mettere nella brocca del bambino che piange e non si dà pace. Allora il muratore risponde: io le pietre te le darei, ma io di pietre non ne ho. Qui non c'è lavoro e i soldi per comprarne non ne ho. Allora il topo corre dalla montagna. Montagna, potresti darmi un po' di pietre da portare al muratore perché possa aggiustare la fontana che mi darà l'acqua da portare alla campagna, che mi darà l'erba da portare alla capra, che mi darà il latte da mettere nella brocca vuota del bambino che piange e non si dà pace. Caro mio topolino, guardati intorno, guarda in che desolazione mi hanno ridotta. Mi hanno portato via alberi e terra, e i pochi alberi che mi erano rimasti li hanno fatti bruciare dal fuoco. Gli animali non hanno più di che mangiare, gli uccelli non hanno un solo ramo per fare il nido, solo sassi mi sono rimasti. Vorresti portarmi via anche quelli? Caro montagna, è triste, è tristissimo questo racconto, ma io lo porterò via con me e lo regalerò al bambino che piange, così quando crescerà sono sicuro che verrà qui a ripiantare pini, querci e castagni. La montagna, a sentire questa promessa, regala al topo alcune delle sue pietre. E così il topo le porta al muratore che aggiusta la fontana, che si riempie d'acqua, che poi scorre nella campagna che diventa verde e che la da mangiare alla capra, che fa tanto latte da dare al bambino che diventa grande. Ma il topo, insieme al latte, dona al bambino anche la storia della montagna. E il bambino non la scorda. E quando diventa grande, pianta gli alberi sulla montagna perché gli animali possano trovare da mangiare, gli uccelli dei rami per fare il nido e lui
un luogo per sentirsi in pace. Rosy Tortorella e Valentina Tombini. Rosy Tortorella e Valentina Tombini sono di On Airos Teatro e hanno messo in scena questa azione scenica Il topo e la montagna. L'associazione culturale On Airos Teatro è attiva dal 1998 e ha come scopo la divulgazione del teatro in primo luogo e delle arti in genere. Si muove su due differenti binari: da una parte la divulgazione del teatro classico e dall'altra la scoperta e la messa in scena di autori a volte sconosciuti ai più. Questo offre spazio ad una costante ricerca sul fronte della drammaturgia contemporanea e alla sperimentazione di testi prodotti all'interno dell'associazione stessa. La formazione e l'aggiornamento vengono vissuti come grandi opportunità di scambio con le diverse realtà teatrali che operano sul territorio nazionale. On Airos opera inoltre con interventi di gioco scenico mirati alla comprensione del testo teatrale, nella conduzione di laboratori, nella realizzazione di rassegne, letture sceniche e spettacoli per scuole e biblioteche. Degna di nota, infine, la collaborazione di On Airos Teatro con il Centro Culturale Albertini di Cinisello Balsamo e il Comune di Lainate. Prima di passare all'ultimo intervento, è bene sottolineare che l'intervento di Pierpaolo Cavagna, a cui abbiamo appena assistito, e l'azione scenica di On Airos Teatro sono stati a cura del Circolo AMIS, Alleanza Milanese Immigrati Sardi, Emilio Lussu, che ringrazio a nome di tutti noi e dell'amministrazione comunale. Operante il circolo è operante nel territorio dalla fine degli anni 60. Istituito il 23 giugno 1970 per attuare l'assistenza materiale, morale, culturale ed anche sociale dei sardi immigrati nel nostro territorio, svolgeva attività di assistenza ai numerosi corregionali che giungevano dall'isola. Un flusso migratorio continuo che si sparpagliava in quegli anni verso le metropoli continentali, con forte presenza a Cinisello e nei comuni limitrofi. In seguito le attività del circolo sono state riorganizzate sia in funzione di attività sociali, sia con attività promozionali della cultura, della storia e dell'archeologia della Sardegna. AMIS collabora con l'amministrazione comunale da lungo tempo, spesso su temi legati alla storia e alla memoria.